Se può candidare perché non è definito. Fino a terzo grado non è definito. Fino a quando l'altro qua fa il ricorso in Cassazione. Devo fare i complimenti, se me li consenti. Caterina, perché hai fatto i complimenti ai ragazzi? Perché hanno portato a compimento un progetto e meritano, come dire, la nostra attenzione per lo sforzo che hanno fatto. Grazie. Ricorda qualcosa del passato questa mattinata dell'attesa della consegna delle liste? Beh, è sempre una mattinata molto agitata per tutti quanti, perché sai, gli adempimenti, gli accordi a volte non arrivano fino all'ultimo momento. Certo, è un momento molto delicato della vita, diciamo, politica amministrativa di Cervinara. Direttore, mattinata concitata, che punto è la situazione secondo lei? C'è confusione perché non si riesce ancora a capire quali sono e quante sono le liste che scenderanno in campo. Quelle che erano prima, in un certo senso, indicazioni che potevano sembrare non definitive, ma perlomeno orientate a definirsi, si sono cambiate completamente, per cui i rapporti sono rovesciati ed è difficile prevedere cosa succederà. Poco fa Caterina Lingua ha fatto i complimenti alla lista giovane che è entrata in campo, dicendo bravi per la coerenza. Cosa pensa lei di questo bellissimo gesto da parte di Caterina Lingua? Certamente è, credo, una grande considerazione che la Lingua ha nei riguardi dei giovani, e questo conferma che se si prosegue a far politica aprendo agli altri, senza pregiudizi, confrontandosi anche sulle proposte, credo che ne guadagnerà Cervinare anche l'intera comunità. Sindaco, possiamo sciogliere questa riserva finalmente? Diciamo di sì, siamo arrivati quasi agli sgoccioli. C'è ancora un dubbio se io ho un giovane. No, allora non la sciogliamo ancora questa riserva. Vabbè, confermiamo, il sindaco scende in campo, sì, grazie. Sì, bene, bene.